Ciao a tutti! Allora, oggi è un vlog, un video molto rilassante. Oggi non si pulisce, non si stira, insomma abbiamo già fatto abbastanza, direi. Oggi ci rilassiamo così prima delle feste. Andiamo insieme, facciamo un giro all'IKEA come facevamo una volta. Magari vediamo qualche novità, magari commenterò qualcosa, magari vi darò nuove idee, che magari avete in casa qualche oggetto, qualche non sappiate come utilizzarlo, proverò magari a aiutarvi in questo video. Così ci rilassiamo un po' prima delle feste. Andiamo dall'IKEA, dopo oggi faremo anche una cosa molto carina. Mi sono arrivati anche dei alcuni prodotti nuovi, che non vedo l'ora di condividerli con voi. Un bacione e vi lascio al video. Ogni anno quando vengo dall'IKEA mi colpisce molto questi alberi artificiali, perché vedete non è molto voluminoso, non è molto, è molto fine, è molto un albero minimale, se lo posso chiamare così, soprattutto nelle case che chi magari non ha tanto spazio, perché questo albero occupa poco spazio, però comunque dà quell'atmosfera natalizia delle feste. Occupa poco spazio anche quando lo mettiamo via, perché ha i parti singoli che sono svitabili. Questo albero è in plastica, di cui almeno il 30% proviene dai fonti rinnovabili. Il classico calendario di IKEA, e sono molto curiosa se tra di voi, ecco, voi usate questi calendari con i vostri figli. Io non l'ho mai comprato, io non ho mai avuto un calendario, però sono curiosa, cioè i bambini veramente rimangono così contenti di questi calendari o è soltanto una spesa inutile? Andiamo avanti, ci sono sempre sulla novità questi fodere. A me piacciono fino a un certo punto, sì, sono piacevoli quando li tocchi, morbidi, molto natalizio, solo che ha un rosso troppo acceso, tipo un rosso, forse un po' troppo per i miei gusti, però chi ha la casa che magari si li serve un colore così. Un'altra idea molto interessante dall'IKEA che ho visto è questa base in magnetica che si può attaccare tipo tutti questi attrezzi della cucina. Sembra una sciocchezza, però salva molto spazio e soprattutto tiene tutto in ordine, così eviti magari quando ci sono quelli con le maniglie, ok, fa tutto molto, appesantisce molto il muro. Invece in questo modo forse sia un'idea veramente molto, una soluzione utile, sì, per molti di noi. Ecco, anche ho visto che comunque sta molto ben attaccato, non è debole. Un'altra idea molto interessante che ogni volta vedo l'IKEA che fa su questi binari, mettono anche questi porta oggetti, tipo addirittura qua hanno messo tipo per olio, per aceto, e chi ha una cucina piccola è molto comodo mettere tutto sopra su questi binari. Vedete quanto spazio hai liberato? Una, si pulisce prima, due, ti hai liberato lo spazio, si vede anche tutto molto più curato, così più pulito, cosa una, sembra una cucina molto più leggera. Mi incuriosisce molto di aprire sempre dove c'è scritto apri, guarda, no? Mi piace molto guardare, apro quasi sempre questi cassettoni, così mi ispiro delle nuove idee. Ecco, questo porta piatti, questo supporto per i piatti, io non l'ho mai presentato sui prodotti di IKEA, nonostante ce li ho in casa, perché per me sono inutili. Una, ti occupa spazio quando li metti anche dentro in un cassetto, così questi manili vengono più allargati, più larghi, e ti occupa spazio. Non lo so, io non li trovo utili, è una spesa inutile per me. Magari se un giorno mi invento un uso insolito di questi binari, di questo supporto, magari sì, farò. Guardate sempre sulla novità, questo tavolo in acacia è bellissimo, poi ha proprio, non è né troppo pesante, no, è perfetto, soprattutto chi ha un appartamentino piccolo, spazio piccolo, e lui si adatta molto bene, ha anche un designer molto bello, e poi la resistenza struttura di questo tavolo in acacia massiccia, un materiale che diventa sempre più bello quando passa il tempo. Inoltre ha un colore molto naturale, ti fa subito, no, una casa più accogliente.
Anche questo tavolo è sulla novità, questo invece è di pino, però ha le gambe di tavolo, sono in acciaio, verniciati neri, che comunque sono molto stabili. Per questi tavoli allungabili sono molto pratici, molto comodi in una casa. Nonostante non avete il spazio sufficiente, magari soltanto quando avete dei ospiti, ecco, lo aprite, lo allargate e avete fatto un tavolo più largo e più lungo. E quando non avete bisogno si stringe e giustamente anche occupa meno spazio in casa. Io ce l'ho un tavolo così allungabile, il mio bianco, e un altro modello, però nonostante molto sfruttato il nostro, no? Apri, chiudi e comunque vedo che si comporta bene e sono rimasta contenta del loro tavolo. Ci sono quegli oggetti che fanno la differenza. Guardate questo supporto per le tazze. È una soluzione pratica, no? Per non rovesciare le tè o il caffè, o ad esempio anche i bambini quando colorano che mettono l'acqua, no? Per dipingere. E lo attacchi così alla scrivania o al tavolo, tanto ha un spessore di 4 cm dove lui si posiziona sul tavolo, cioè non dà fastidio, però almeno sei al sicuro e così ti sei anche liberato. Un'altra cosa che sono essenziale, direi, che sono tutti questi gancetti che li permette. Quando li vedi così dall'inizio ti vieni da pensare, vabbè, cosa vuoi che faccia? Però possiamo attaccare tipo anche l'assa da stiro, tanti sgabelli o quello che abbiamo in casa e fidatevi che aiutano molto a tenere in ordine tutto, a liberare spazio, il pavimento. Così noi con questi piccoli oggetti ci alleggeriamo molto, ci facciamo la nostra vita molto più confortabile. Io mi sono presa anche alcuni di questi gancetti che presenterò proprio in video dove presento tutti questi acquisti di IKEA. Ecco, perché è un'altra cosa, no? Quando li vedi così all'occhio, dove dimostro che possiamo fare questo e l'altro. Poi ce ne sono ad esempio anche questi qua, si mettono dentro nell'armadio, hanno due uscite con le due teste e possiamo fare veramente tante belle cose con questi attrezzi piccoli ma molto utili. Questa cucina ogni volta mi colpisce quando vedo da IKEA, perché non ha niente ma ha tutto questa cucina. Questi binari, che lo vediamo lungo nero, vedete se lui è scoperto e si vede la cucina molto più bella, più leggera. Se era chiuso o in legno fatto, sembrerebbe già un muro molto più pesante. Invece così è un'ottima soluzione. A volte capita di comprare questi scolapiatti piccoli e dopo se magari o la famiglia si allarga o non ci troviamo bene, vengono lasciati così, abbandonati così. Io vedo una soluzione utile su questi scolapiatti, se non li usate, di tenere tipo in ordine alcuni pirofili che sono magari più fine, addirittura anche dei talieri, ecco, per tenerli tutti così compatti. In questo modo sfruttiamo al meglio quello che non usiamo, se magari sono stati destinati su un certo. Condivido l'organizzazione di questi armadi con queste alzate bianche. Uno perché comunque loro costano tanto e per me è una spesa inutile investire in due alzate per metterla in un armadio per recuperare il spazio. Secondo me è molto più economico ed è molto più pratico di mettere due ripiani che comunque costano molto di meno ed è fatta. Cioè, non trovo, per me è una spesa inutile, ecco, per fare così, però giustamente l'IKEA deve vendere i suoi prodotti e loro lo presentano anche così, almeno sì, li puoi mettere su un armadio che magari non c'è la possibilità di fissare altri ripiani, ma penso che comunque ogni armadio ha la possibilità di essere inserito qualche ripiano in più. Questa idea sì che mi piace, questo cassettino nascosto lì per sì, questo ti tiene tutto molto più ordinato e ci stanno dentro più cose. Sono questi tappi molto carini, hanno un design bellissimo. Voi immaginate, no? Anche se prendiamo tipo delle bottiglie semplici,
tipo dalle salse, da aceto, eccolo, laviamo bene e mettiamo dentro questo tappo con questo. Solo che secondo me costa un po' troppo, cioè, è una spesa comunque un po' importante, però facciamo anche un conto che comunque sono per sempre, ecco. Ma per abbellire i nostri spazi, sì, ci può stare. Such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said, I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Oggi faremo anche una bella cosa. A volte bisogna che anche noi stessi facciamo del Babbo Natale, dai, diciamo così, perché dopo facciamo una cosa molto carina. Prima vi voglio fare vedere i prodotti nuovi che mi sono arrivati alcune cosette nuove che alcuni non li avete neanche mai visti sul mio canale, però guardate, prima ci tengo tanto di farvi vedere i prodotti nuovi che mi sono arrivati da Everdrop, e soprattutto per quelli che sono nuovi voglio spiegare al meglio, no? Perché io ci tengo così tanto che ognuno di noi scopre e inizia a utilizzare prodotti sostenibili. E i prodotti Everdrop sono prodotti vegani e prodotti zero plastica. Guardate, io da quando ho iniziato, da quando l'azienda mi manda questi prodotti, nella mia lavanderia c'è praticamente i barattoli di detersivo di plastica, quasi non ci sono, ecco. Li tengo alcuni per fare dei video, per fare differenza, no? Tra la differenza di prodotti chimici, quelli di Everdrop, per cui li tengo per questo scopo. Allora, per iniziare una vita più sostenibile non è facile, ma partendo da me, ad esempio, ognuno di noi siamo stati abituati con un certo ritmo, con un certo livello di vita, anche quando facciamo la spesa al supermercato, prendere tutti questi barattoli. E per cui iniziare a rinunciare la plastica invece è molto difficile, perché sei abituato anche tipo per congelare, di prenditi il tuo sacchetto, di metterlo dentro un congelatore, e ci devo ancora lavorare tanto su questo, però ci tengo molto a migliorare e soprattutto vorrei una soluzione anche per non comprare più bottiglie di acqua, ecco, magari di fare la casa, addolcire la casa, perché sarebbe per me veramente una vincita rinunciare a comprare anche l'acqua al supermercato che si vendono in bottiglie di plastica. E vedo che anche tante aziende, anche questi che sono al supermercato, che vendono i detersivi chimici, vedo che anche loro iniziano già ad avvicinarsi un po' ai detersivi sostenibili, ok, zero plastica, però io comunque do più importanza e sono molto più fiduciosa delle aziende che loro nascono con questo scopo dall'inizio, di fare detersivi sostenibili, ok, con zero plastica. Invece un'azienda che già tutta la vita che ha fatto i detersivi chimici e all'improvviso vuole fare detersivi più sostenibili, ecco, lì non lo so, per cui sempre ci tengo di inserire questi detersivi sostenibili che mi arrivano da Everdrop. Ma questo è anche un messaggio, non per insistere, ma è un messaggio anche di motivazione, dove dai, tutti insieme possiamo rinunciare a plastica, possiamo rinunciare a tante cose. È come che l'essere umano, se si impegna, può. Poi qua c'è una scatola che vediamo cosa c'è dentro. Ah, ok, ecco, per fare anche così un regalo, un kit così, conditioner e shampoo. Poi hanno un profumo strepitoso, cioè hanno un profumo che non ti stanca mai, cioè tipo non ha quegli odori di alcol, no, che di solito si presentano. Invece che la prima volta sul mio canale Everdrop praticamente si vendono queste pastiglie che noi a casa li mettiamo nel barattolo con l'acqua e facciamo il nostro detersivo. Invece che con una pastiglia così lo mettiamo nel nostro contenitore con l'acqua, lo lasciamo agire per qualche minuto e iniziamo a utilizzarlo. Adesso vi dico quali sono i miei preferiti, cosa preferisco io di più dai detersivi Everdrop. Io adoro tutti i detersivi che tengo per lavaggio di lavatrice, lavaggio a mano, insomma, quelli per il bucato. Hanno una profumazione buona, li lava bene. Un altro mio preferito sono i detersivi per i piatti, che qua si vende in questi bustini, polvere.
Anche questa bustina lo apriamo, lo mettiamo nel barattolino e facciamo il nostro detersivo. Un'altra preferenza che ho è il detersivo per lavare il pavimento. Ha una fragranza buona, lava bene. Ho sentito in un commento sotto un mio video dove una di voi ha scritto che con questo detersivo non si trova bene sul pavimento in marmo. Io non vi so dire, però insomma se c'è scritto ci credo. Io non vi so dire perché io un pavimento in marmo non ce l'ho. Io mi trovo bene, ma io ripeto, non ce l'ho un pavimento in marmo, però lava bene le piastrelle in bagno, il laminato rimane bello lucido, bello profumato, per cui io mi trovo bene. Ecco, magari se avete il pavimento in marmo, non lo so, provate prima e vedrete come si comporta. Adesso Everdrop, un'altra cosa carina che hanno fatto, ad esempio se voi volete provare, ci sono questi kit misti, tipo kit per quanto riguarda la cura della persona e anche per la pulizia della casa, per cui che se siete indecisi e volete provare un po' questo kit che comunque comprende un po' di tutto, ve lo consiglio di provare il kit misto, che così riuscirete a capire cosa vi piace di più, o della cura della persona o pulizie o detersivi per pulire la casa. E quando iniziate ad rinunciare a questi barattoli di plastica, ecco, quando vi incontra di vederli, sentite, ad esempio io adesso sento una specie di nausea, cioè dopo quando vedo tipo bottiglie di acqua, cioè proprio guardo questa plastica nel sacco e mi viene quasi una sensazione di nausea dove non li sopporto, e questo penso io che è un segnale positivo dove io mi sto adottando a questo livello, a questo vivere senza plastica. Il codice sconto e il link ve lo lascerò nella descrizione del video. Adesso vi condivido con voi un altro brand che è la prima volta che lo presento. Ho provato le loro scarpe, mi sono trovata bene, per cui adesso ecco mi sento libera di condividere con voi. Ecco, mi sono arrivate delle scatole così. Praticamente questa azienda cosa fa? Loro pensano alla salute dei nostri piedi, ecco, diciamo così. Loro si fissano molto alla nostra postura, alla nostra salute e anche dei nostri piedi. Allora vi spiego, a volte ci sono delle scarpe anche da ginnastica, che qua vengono molto strette, ok? E ci sono, la maggioranza hanno magari il piede un po' più largo qua, diciamo dove sono le dita, e invece queste scarpe che sono proprio adatte, quelle che magari sono un po' più larghi qua dove sono le dita, e quando indossate le loro scarpe sono molto comodi. Guardate, io adesso che ce l'ho anche adesso su di me, ho le scarpe da casa. Quando mi sono arrivate dall'inizio mi sembravano tipo un po' grandicelli o cosa, io abituata, no, alle ciabattine molto fine, molto, però vi dico che io anche adesso ho tutti i video che ho preparato con il mangiare, no, che sono stata ore e ore in piedi, avevo questi ciabatti che li ho adesso addosso, che adesso ve li farò inquadrare, e nonostante stavo in piedi tanto e camminavo avanti e indietro, non sentivo mal di schiena, e proprio quando stai con loro, ecco, ti senti proprio che in qualche modo anche la postura ti viene molto più dritta. Vi do soltanto un consiglio: se decidete di prendere le scarpe, per chi li hanno le misure un po' particolari, tipo sono delle taglie straniere, tipo, però comunque c'è la tabella anche con la taglia italiana, ok? Ad esempio, se voi portate di piedi 38 e trovate sul loro listino, non trovate su alcuni modelli 38, ma trovate 38 e mezzo o 37. Ecco, se voi portate il numero 38 di piedi, non prendete 38 e mezzo della scarpa, ma prendete 37, perché comunque ho notato che vestono un po' larghi, ok? Per cui 38 e mezza, se voi portate 38, vi saranno grandi, invece 37 sono ideali per il 38. Spero che mi sono spiegata bene. Allora, questi neri hanno qua tipo un cuscinetto dentro morbido, e ancora non sono riuscita a capirli. Invece questi, per comunque devo uscire con loro in strada, io ancora non ho fatto, non li ho portati, perché anche perché insomma non sono invernali questi, però questi che li porto io per casa, vi assicuro che soprattutto se siete magari delle persone un po' freddolose che amate stare calduccio, anche perché diciamoci la verità, quando il piede sta al caldo e comodo, allora anche noi ci stiamo meglio, cioè non sentiamo il freddo. Invece se al piede
hai freddo ai piedi, allora ti viene un automatico freddo dappertutto. Allora vi faccio vedere quello che mi sono arrivati. Ad esempio questi qua che vi dicevo per casa sono molto comodi. Adesso io tolgo il piede, vedete come è tutto morbido dentro. E un'altra cosa, nonostante sono, diciamo, imbottiti per bene, non suda il piede, ok? Per cui ecco, se avete questo problema sappiate che comunque il piede non suda. Ho preso un altro neri con per mio figlio, poi ce l'hanno anche le scarpe da lavoro. Questi qua li ho scelti per mio marito, dice che sono molto comodi. Vedo che comunque qua hanno il ferro, ma sono molto leggeri. Poi questi neri, perché prima avevo, mi hanno mandato 38 e mezza e poi mi erano grandi, visto che sono stati molto gentili, mi hanno mandato anche il 37, per cui ho 37, io che ho 38 di piedi, vi dico con 37 mi trovo molto bene. E con il codice sconto Erika30 avete 30% di sconto, vi lascerò il link nella descrizione del video. Ne approfitto anche, visto che oggi abbiamo anche un po' parlato, prima di lasciarvi al video, approfitto e vi faccio i miei auguri. Vi auguro un sereno e felice Natale, abbiate cura di voi e vi auguro il meglio, quello che voi vi desiderate. Io ringrazio che siete stati con me, vicino a me, così tutto l'anno, anche quest'anno, per me è un grande onore, un grande piacere. Provo sempre a dare il meglio, mi sento sempre realizzata e appagata da parte vostra in generale di tutto quello che succede su questo canale. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon Natale a tutti, vi mando un abbraccio, un bacione e vi lascio il video. Ciao ciao, buon Natale! Oggi facciamo una bella cosa. Devo preparare diversi dolcetti, nel frattempo ho messo a caramellizzare un po' di pere con un po' di zucchero e un po' di burro, ho aggiunto anche un po' di cannella così diamo più il profumo natalizio, profumo delle feste. Prepariamo diversi dolci, questi dolci verranno venduti. Ho fatto una crostata con la marmellata di mela cotogna che l'abbiamo fatta in casa e un'altra con la marmellata delle fragole. Farina di mandorle, zucchero, un po' di essenza di vaniglia e albumi di casa. Facciamo anche dei biscotti.
lo chiudiamo bene con un'etichetta, ho messo il nome del dolce e sotto ho messo anche tutti gli ingredienti che sono stati usati per creare questi dolci. Questi dolci vanno al mercatino e con i soldi accumulati vanno sul fondo della scuola, così la scuola ha i soldi disponibili per i nostri cuccioli. There's a light, got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up.